Si accendono i riflettori del Guido Biondi e per il Lanciano di Primo Maragliulo. Sono solo luci, chiaroscure invece per il Novara di Marco Baroni, che da ex perde per la prima volta contro il Lanciano. I rossoneri frentani, anche contro i piemontesi, si rivestono di carattere e sfoderano una prestazione fatta di tanto cuore, tanto sacrificio e di una ventina di minuti i primi da big assoluta. Infatti l'avvio del Novara è scioccante perché al suo cospetto c'è un Lanciano che ha un approccio deciso, concreto, aggressivo alla sfida. Di Francesco e Vastola mettono sistematicamente in difficoltà la linea mediana di Baroni e infatti al primo acuto i rossoneri sono già in vantaggio. Quarto minuto, fa tutto bene Armin Bacinovic che disegna dalla sinistra un cross perfetto in area di rigore per Guido Marilungo, che non ha problemi a spedire in rete. Spinge sull'acceleratore il Lanciano. Sesto minuto, Salviato impatta di testa un traversone di Vitale, ma Pacini smanaccia sulla linea di porta, evitando di fatto la seconda istantanea capitolazione. La reazione del Novara è affidata ad un calcio di punizione dal limite dell'area del bulgaro Galabinov al decimo, che però non inquadra lo specchio. La Virtus vuole sfruttare la verve decisa e infatti raddoppia, trovando il pertugio giusto ed anche piuttosto agevolmente nella difesa del Novara. Tutto questo al minuto 12, quando Marilungo serve Ferrari, che mette subito al centro dell'area un pallone filtrante. Pacini prova a respingere, ma Di Francesco a due passi come un falco intercetta la sfera e la butta in rete. 2-0 del Lanciano. Al 27esimo Faragò verticalizza, Galavinov è lesto a superare a mente e a lasciar partire il tiro che varrà il gol dell'1-2, che dimezzerà dunque lo svantaggio, incrociando un tiro che è imparabile per Cragno. La Virtus non sbanda e anzi non sembra nemmeno più di tanto accusare il colpo dopo il gol del bulgaro. Infatti si presenta subito al cospetto di Pacini con Di Francesco al minuto 28, ma l'estremo difensore piemontese si salva. Gonzales al 36esimo prova la conclusione da fuori area, mentre sul capovolgimento di fronte Vastola va in rete, ma De Meo ha la bandierina alzata e Maresca annulla. Ma la qualità del Novara si vede, Gonzales si libera con un gesto tecnico bellissimo e Cragno però gli chiude lo specchio della porta. Baroni tra il primo e il secondo tempo lascia negli spogliatoi Bolzoni e butta nella mischia Buzzegoli. Il Novara di avvio di seconda frazione di gioco è decisamente più convinto e più convincente. Secondo minuto, Galabinov lascia partire una sassata dal limite dell'area, ma Cragno para. Il Lanciano prova a sfruttare la velocità di Di Francesco e di Vastola e proprio su un'incursione di Vastola in area novarese il Lanciano si lamenterà per un presunto tocco di mano da parte di un calciatore, ma Maresca lascerà proseguire. Cragno diventa superstar e sfodera due prodigi che preservano il vantaggio, prima con l'ausilio del palo, poi in uscita bassa sull'ex Trust. È monumentale l'estremo difensore del Lanciano. Baroni tenta il tutto per tutto a 10 minuti dalla fine, innesta anche Evacuo. Corazza al 36esimo prova a sfruttare un'indecisione tra Aquilanti e Cragno, ma la palla termina di poco al lato. Poi i minuti di recupero e gli applausi scroscianti del popolo frentano, che crede come non mai in un miracolo che ha un nome: salvezza. Metterei la firma per fare altre 5 partite così di grandissima sofferenza, però portare a casa i 3 punti. No, a parte gli scherzi, avete assolutamente ragione. Questa volta la squadra ha approcciato in maniera fantastica la partita, è andata in vantaggio di 2 gol, probabilmente ne poteva fare anche un altro. E nel primo tempo, anche sul 2-1, ha continuato a giocare con grande personalità. E invece poi nella ripresa, dopo che abbiamo subito il gol, sicuramente ci siamo un po' abbassati. Man mano che passavano i minuti la squadra voleva assolutamente portare a casa il risultato e ha sofferto, però ho già detto, mi sembra, voglio chiaramente rivedere la partita, però a caldo, al di là della grandissima parata che ha fatto Alessio Cragno che ha salvato il risultato, poi non ci sono state situazioni così pericolose perché comunque il Novara meritasse il pareggio. E niente, alla fine sì, con sofferenza abbiamo portato questa vittoria entusiasmante. Rammarico perché niente, è stata una partita dove abbiamo regalato i primi 20 minuti in maniera clamorosa, poi
la squadra dopo è venuta fuori, peccato perché comunque è stato un tempo per uno, forse con un pizzico di fortuna e di determinazione in più potevamo portare un pareggio a casa, però dobbiamo prendere in questo momento il positivo di questa gara, chiaramente levare anche quell'approccio iniziale. Abbiamo anche qualche giocatore da recuperare, io sono convinto che sono fiducioso.